appena sentito l'intervento di Giulia Crivellini, che qui ci rilascerà una piccola dichiarazione, un intervento appassionato, commosso, Giulia era particolarmente commossa, in cui Giulia ha chiesto che i firmatari, in pratica, di quella lettera che preannuncia la candidatura di Rita Bernardini, chiedano scusa a questo congresso. Sì, esattamente, ho chiesto innanzitutto di ripensare all'obiettivo politico di queste candidature perché, come ho sottolineato, se si pensa che il nemico alla battaglia per l'amnistia per la Repubblica risieda in questo congresso, ci si è sbagliati e ci si è sbagliati anche di grosso. Ho pensato anche ho sentito la necessità di chiedere a Marco Pannella di venire a chiedere scusa a questo congresso perché ha creato delle ferite anche personali che, come sappiamo, poi in Casa Radicale il personale è politico, e di farlo perché per un motivo unico, per un motivo che è quello per il quale è qui che io ho imparato a comprendere la forza del dialogo e a comprendere che per essere speranza bisogna innanzitutto preservare, come se fosse un dono prezioso, chi vuole essere speranza, a partire dal domani. Giulia, come pensi che andrà la questione che qualcuno ha sdoganato come votificio, anche in modo abbastanza, diciamo, poco rispettoso del consesso del congresso? Ci saranno nuove candidature? Pensi che forse questo intervento possa essere un stimolo, a parte che poi la candidatura di Rita non è stata ancora formalizzata, ma comunque qualora, come si pensa, venisse formalizzata, almeno una candidatura di sfidante per evitare, insomma, quello che poi dopo vengono chiamati congressi bulgari? Io non, oltre a Rita, non ho, sono sincera, non ho sentito nemmeno nei corridoi altre candidature, però credo, ed era un po' l'obiettivo anche di questo mio intervento, che non è, diciamo, questione, non essendo questione personale, perché Rita ha una storia incredibile, una storia di militanza, di capacità, di qualità veramente straordinaria. Non essendo una questione personale, ma essendo una questione di obiettivi, appunto, per il domani, a questo punto si rivedano questi stessi obiettivi, magari continuando a presentare le medesime candidature di quelle lettere, ma ripeto, con degli obiettivi che devono essere politicamente diversi, rivolti al domani. E poi io credo che all'interno, come accade spesso durante i congressi, ci saranno anche delle sorprese. Grazie, Giulia Crivellini.